Giulia, Annetta non ha ancora trovato un idraulico? Come tu sai, Paola, siamo senza riscaldamento anche in questo periodo in cui di notte va a 6-7 gradi, però è un problema risolvibile. Questo è il motivo per cui ho il berretto e questo bellissimo cappottino vintage. Allora, tre sono i libri che io ho davanti. Tu dimmi, Paola, se si vedono bene. Questo è questo. Ecco, io però vorrei che tu lo mettessi in mostra in modo tale che chi vede te, ecco, non ti chiedo di rimanere sempre così. No, non hai un modo per No. mettere, insomma. Allora, vabbè, facciamo così, ogni tanto sollevalo. Sì. E insieme, attenti, io ti sto vedendo però un po', vabbè, e No. sollevalo assieme a questo. Ok? Sì, ecco, ok. Dai. Allora, partiamo. E il punto di partenza logico è 2021, un saggio che spiega la scienza nuova da me fondata, economia integrata, di cui Paola fra pochi minuti ci leggerà, per così dire, il messaggio nella quarta di copertina del sequestro. Io però partirei da questo meraviglioso romanzo. Si riesce a leggere? Si riesce a leggere. Ecco, allora, come vedete, non mangiare carne di cavallo. C'è un bellissimo cavallo, c'è una bellissima cavallerizza. Io vado a cavallo, come vado a sciare, come ho il brevetto d'aereo, eccetera. Nel senso che mi piace fare tante cose. Perché parto col mio ultimo romanzo pubblicato? Perché il confine tra poesia, letteratura e scienza è molto più sottile, è molto più frastagliato di quanto non si possa pensare a una prima disamina di questi confini. Perché c'è un collegamento tra poesia, letteratura e scienza. Direi che il modo per capire questo confine è leggere insieme, e tu Paola, se mi segui, prendo questo saggio nell'indice sommario e i tuoi amici non l'hanno ancora comprato e hanno fatto un grosso errore. Allora, Lo stiamo presentando adesso a loro. beh, sì, però. Vabbè. Allora, leggiamo insieme soltanto le prime nove introduzioni. Allora, l'edificio immenso, grande quanto il mondo, che io ho creato creando la economia integrata, è come un immenso condominio con milioni di finestre e milioni. Siamo 7 miliardi 650 milioni circa. E detratte il Covid, i morti per Covid, più o meno inventati, e abbiamo il totale nel mondo. Leggo. Paola, seguimi. Sì. Premessa. Senza speranza e senza timore. Voi sapete che era il motto di Isabella d'Este, una grandissima donna di cui certamente voi conoscete le gesta perché è un personaggio storico di primaria importanza.
Paragrafo 2, sempre della premessa. L'economia integrata. Qui io scrivo qualcosa di più, ovviamente, di quanto si può leggere nella quarta di copertina del sequestro di Paola Mai, numero 3 della collana. 3. Grandezze assolute e cambiali. Io, come capite, utilizzo nel linguaggio divulgativo la mia penna di scrittore per rendere meno pesante diciamo, la scienza che, come sappiamo, si riduce a un linguaggio che risponde a due canoni. La scienza è quella di Galilei, la tecnica è quella di Leonardo. Da un punto di vista filosofico, la scienza è quella che Popper, l'epistemologo che voi sicuramente conoscete, ha canonizzato nel Novecento. E dopo Popper nessuno ha scritto qualche cosa meritevole di essere preso in considerazione. Quando quindi al paragrafo 3 dico grandezze assolute e cambiali, voi sapete che io faccio un riferimento al concetto di valore assoluto e quindi tutta l'assiologia e la filosofia. Faccio riferimento a un libro che voi sicuramente conoscete di cito soltanto, è uscito nel 1900, esattamente il primo giorno del 1900, che si intitola La filosofia del denaro. Un libro talmente importante che nessuno lo considera. Dice delle verità filosofiche e simil, tanto per capirci. Paragrafo 4. Non pagare le tasse è razionale. Non pagare le tasse è razionale. E non dico di più, perché se qualcuno di voi ha letto le mie relazioni al Parlamento e al Governo e ce le avete gratis, voi tirchi che non avete comprato i miei romanzi e i miei saggi, le potete vedere gratis nel sito del Ministero delle Finanze. E comunque potete vedere il frontespizio nel mio sito. L'ultima relazione al Parlamento e al Governo è del 30 gennaio. Ne uscirà un'altra fra pochi giorni, vi anticipo la data. Lunedì quanti ne abbiamo, amore? 26 mi pare, vero? Sì. Ecco, io la daterò lunedì 26 e la vedrete puntini puntini. 5, 7 minuti mancano, perfetto. No, aspetta, sono passati. Insomma, paragrafo 5, deflazione e disoccupazione. Noi siamo collegati oggi con una serie di imprenditori importanti del Vicentino e sono in collegato in particolare con Paola, che come professionista di primo piano, anzi direi la prima del tuo studio, l'avvocato Chiesa, vabbè, ne parliamo dopo. Allora, deflazione e disoccupazione. La gente protesta per le strade in questi giorni, silenziate da una stampa in mano a 5-6 famiglie, 5-6, e io lo scrivo nelle mie relazioni al Parlamento. E per questo io ho amici, ministri, presidenti di qua, di là, ma non compro il Corriere della Sera, non compro nessun giornale italiano, eccetera. Perché non informano. Quindi deflazione e disoccupazione spiegano ciò che sta accadendo in questi giorni con tutti i imprenditori le cui attività sono chiuse da un anno, si trovano di fronte a un governo che sostanzialmente sta procrastinando l'apertura. Io spiego nelle mie relazioni come in altri paesi non è così. 6. I prestiti a leva, saria in parole povere, sostanzialmente i derivati. Dico bene, amore? Bene.
I derivati sono quelli che hanno causato la crisi del 2008, sono quelli che a modo loro hanno causato la crisi del 1929. La storia si ripete. Anche la crisi poco studiata, quella del 1989 che ha investito il sud-est asiatico, è stata poco studiata, è stata poco capita proprio perché è rimasta, per così dire, circoscritta al sud-est asiatico. Ma se voi andate in Thailandia, ci sono ancora immensi grattacieli, immensi capannoni che sono fermi lì e stanno andando in rovina. Perché? Perché quello Stato ha conosciuto la grave crisi del 1989, che poi dopo non è che sia tanto rimasta circoscritta, perché il governo Amato del 1992, quello che sostanzialmente ha fatto quella manovra che voi tutti ricorderete, per riuscire a tenere a galla lo Stato italiano e per agganciare l'Italia all'euro, il governo Amato, ripeto, ha messo anche le mani nelle nostre tasche. Io ci ho rimesso 2-3 mila euro, e tradotti in lire, ma per fortuna perché. Man 10 minuti, perfetto. Andiamo avanti. E sto leggendo a pagina 7, introduzione numero 1, le tre metafore che spiegano questo momento complicato. È una lettura. Paola, tu l'hai letta, è vero? E le tre metafore che spiegano questo mondo complicato. Numero 2, i servizi segreti. Ma scusate. Come si fa a capire la storia d'Italia e la storia del mondo se non si conosce la storia dei servizi segreti e quel poco che si riesce a capire sempre a distanza di anni? In Italia non c'è una sola strage, nessuna, neanche quella di Peteano, di cui siano stati accertati in tribunale i mandanti. Si sono presi gli esecutori, si sono presi gli intermediari, ma non si è mai arrivati al mandante. Lo si sa. Cioè, voi sapete che c'è il segreto. C'è ancora il segreto di Stato su quelle cose lì. La strage di Ustica. Beh, lì c'è il segreto militare, ma è un segreto di Pulcinella, lo sanno tutti, no? O perlomeno. Io l'ho scritto nelle mie relazioni e nei miei saggi. Quindi i servizi segreti. No, introduzione numero 3. La forza del diritto nella storia. Adesso Paola, prima di passare alla seconda parte, tu leggerai gentilmente l'economia integrata, che sarebbe diritto ed economia, ma non prese e mescolate. Capite? Puntini, puntini. E introduzione numero 4. I limiti dell'economia comportamentale. Voi sapete, stiamo per finire, perfetto. Voi sapete che una delle, per così dire, dottrine dell'economia tradizionale contemporanea è l'economia comportamentale. Ecco, io in questa introduzione dico perché non mi convincono i presupposti da cui parte. Introduzione numero 5, la fame e la stanchezza. La fame e la stanchezza. Introduzione numero 6, la guerra coi cannoni e la guerra economica. Non occorre dire tanto di più. Introduzione numero 7, personalità istrionica. Personalità istrionica. Non vi dico di più, ma se voi andate a pensare che dietro le decisioni dei romani di invadere o non invadere uno stato nemico, c'erano gli aruspici. Dietro le decisioni di Lì Zar c'era Rasputin e compagnia cantante. Non c'è imprenditore veneto che io conosca. Scusate, rovescio la frase. Io conosco molti imprenditori, molti professionisti che prima di prendere una decisione
vanno dalla, dillo tu, Paola, Il mago. dalla chiromante. È la chiromante. Io ne conosco una chiromante. Voi pensate un po' che quando ero studente, stiamo per finire, ho accompagnato una studentessa che era brutta come il demonio. L'ho accompagnata in Piazza Duomo, vicino a un ristorante al capo dove andavo a mangiare. Sopra c'era una chiromante e io mi ricordo che l'ho accompagnata fin dentro e c'ho ancora l'immagine di questa chiromante. Poi io l'ho lasciata lì perché avevo altro da fare. Stiamo per finire. Introduzione numero 8. L'Italia è piccola, anzi piccolina. Si leggono le seguenti 3 tabelle per 7 miliardi e mezzo di uomini. È chiaro che l'Italia sono 60 milioni rispetto a 7 miliardi e mezzo. Insomma, introduzione numero 9, abbiamo finito. Gli italiani in questo mondo esplosivo. Vabbè, Paolina, sei così gentile da leggere questo, poi abbiamo finito la prima parte. E leggere nella quarta di copertina. Certo. È una Ascoltami. nuova scienza denominata economia integrata o economia giuridica e se implica una conoscenza piena del diritto e parallelamente disgiuntamente dell'economia. Lo studio e la conoscenza del diritto deve precedere lo studio dell'economia, di modo che l'apprendimento di quest'ultima avvenga sulla base delle categorie logico-giuridiche. Il diritto è la terra aratta e fertile su cui seminare il resto. Inutile aggiungere che la logica, figlia della filosofia, fanno compagnia all'ermeneutica, alla linguistica, alla semiotica e così via. Niente a che vedere dunque con il diritto dell'economia, uno di quei tanti corsi di studio che servono solo a creare mezzi specialisti né carne né pesce. Bene, mi piace come leggi, ti assumo come lettrice. Ho un Allora, futuro.